scopo della fondazione è mantenere vivo il pensiero di Pagliarani e proseguire nel campo di ricerca e studi che lui ha tracciato. Per far questo, abbiamo bisogno, sia di memoria che di futuro. Quindi di memoria ci siamo noi come allievi che sentiamo sempre di più, perché forse anche perché ci manca il suo insegnamento, ma sempre di più sentiamo anche la responsabilità di restituire quello che abbiamo ricevuto. Nell'archivio abbiamo cercato di raccogliere tutto quello che Pagliarani andava ragionando, andava puntando. E quindi ci sono i suoi quaderni che molti conoscono, ma anche le cartelle di lavoro, tanto appunti, riflessioni, anche altre cose, insomma, ritagli, oggetti. Ecco, mettere tutto questo nell'archivio è stato un lavoro piuttosto lungo e grazie alla collaborazione di due archivisti esperti, ora questo materiale potrà essere consultato perché i lavori volgono al termine, quindi chi è interessato potrà lavorarci e fare della ricerca ancora, perché ci sono delle questioni cruciali per una disciplina in movimento come è quella psicoanalitica, quella della psicoanalisi, insomma, esposta, no, al dibattito attuale, quindi la ricerca attuale può trovare un incontro fecondo con il pensiero non tradizionale, non di Pagliarani. Allora, noi i materiali li abbiamo trovati già come Gino li aveva organizzati, nel senso che Gino per ogni lavoro che svolgeva, fosse un seminario, fosse una conferenza al quale era chiamato presso le scuole o presso istituti, lui organizzava tutti i materiali in quello che noi diciamo fascicolo, no? E quindi i materiali come questi, letteratura grigia, riviste, eccetera, non li troviamo separati, ma li troviamo uniti in fascicoli. Noi come tali li abbiamo lasciati proprio perché dobbiamo lasciare testimonianza di come Gino lavorava, cioè Gino lavorava in questa maniera. Per produrre il proprio scritto, raccoglieva materiali, li studiava, li sottolineava, traeva appunti, raccoglieva gli appunti. E quindi nel fascicolo troviamo tutto ciò che lui utilizzava e produceva per
diciamo, arrivare al prodotto finale, che poteva essere una relazione o poteva essere anche un semplice studio. Ecco, in questo caso, questo fascicolo appunto complesso contiene molte unità documentarie, qui c'è un indice del materiale contenuto, ma che fa riferimento anche a una situazione topografica di conservazione, nel senso che questi documenti erano contenuti negli scaffali dello studio. Lui li ha descritti, Gino ovviamente, e numerati. Poi si trovano in questa busta altri materiali da studi in forma dattiloscritta, materiali raccolti per i seminari, materiali che magari hanno anche inviato. Questo appunto è la brochure, credo, dell'attività fatta a Rimini, in questo caso, la cultura della contemporaneità. Materiali di studio, questa è una pubblicazione di Gino, Problemi sociologici dell'educazione, corso di aggiornamento per insegnanti, poi raccolte sempre di studi, li mettiamo alla rovescia, no? Nel senso che una busta si apre di così, si apre in questo modo e il primo fascicolo lo troviamo sopra, no? C'è anche un ordine fisico e si cerca di allineare tutti bene anche tutti i materiali in basso a sinistra, nell'angolo a sinistra, in modo tale che il materiale rimane compattamente, no, organizzato, e così non si sciupa. Il problema principale degli archivi è quello di conservare bene, no, che i materiali arrivino più lontano possibile nel tempo. Faccio vedere di qua. Adesso questo lo collochiamo esattamente secondo il numero di corda, questo è il 119, quindi dovremo trovare 118 sugli scaffali. Ecco, qui abbiamo appunto le buste che vanno dalla 116 alla 119. Abbiamo una banca dati, abbiamo schedato ogni fascicolo e abbiamo organizzato i fascicoli in strutture, cioè in serie, e quindi abbiamo una serie di seminari, una serie di corrispondenza, una serie di materiale stampa, eccetera. E all'interno di ogni serie ci sono i singoli fascicoli e abbiamo inserito questi dati in un programma informatico apposito per la descrizione archivistica. E, ecco, alla fine di questo lavoro sarà disponibile sia una versione cartacea che una banca di interrogazione online per richieste mirate, anche con parole chiave. Matema o Matema 186. No? 56 è Istituto Galvani, è 134. 57 è questa vecchia busta che era Berto Scalari, che è il numero 57, giusto? 90. Sì, sì. Anche dal punto di vista fisico. Ecco, l'archivio qui, come si vede, è già ordinato. Abbiamo già applicato tutti i numeri di corda alle buste o faldoni, come di solito vengono chiamate queste unità archivistiche. In questo scaffale troviamo nella prima riga in alto tutti i numeri che vanno dal numero 1 al numero 21. Poi,
possiamo vedere l'indicazione appunto dell'archivio, il titolo di serie e l'eventuale titolo di sottoserie. In questo caso siamo una serie di documenti personali, abbiamo però in documenti personali una sottoserie delle carte di guerra, quindi questa sottoserie ha preso i numeri 1.1.1.1 e questa che è un'altra sottoserie era 1.1.1.2. E vediamo che di questa sottoserie di documenti e carte personali abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 buste. Così poi si passa alla serie successiva, alla sottoserie successiva per la verità, che è quella documenti personali, taccuini e agende, che è la 1.1.1.3. La busta deve stare in piedi, deve stare. Se non sta in piedi una busta, giusto, no? Giusto. Così si conserva bene, vedi? Vedi? Magari così, devono stare così i materiali, no? Quelle buste dove avanzano fuori si rovinano, no? La carta, ma delicatissima.